Ciao a tutti da lunadividlab.it. Eccoci alla terza lezione di letteratura latina. Cominciamo con il parlare del teatro e dei ludi a Roma. Le rappresentazioni teatrali si svolgevano nell'ambito delle festività religiose, cioè i ludi, che significa spettacoli pubblici. Anticamente la principale festività era quella dei ludi romani o magni, che si celebravano in onore di Giove Ottimo Massimo nel mese di settembre. All'inizio, durante questa festività, si svolgevano solo manifestazioni agonistiche, ad esempio le corse dei cavalli nel Circo Massimo. Nel 365 a.C. venne invece introdotto, a seguito di un'epidemia, anche uno spettacolo di danza, tenuto da ballerini etruschi con l'accompagnamento del flauto, per placare gli dèi che avevano causato l'epidemia. Di tutto questo abbiamo già parlato nella prima lezione. Più tardi fu introdotta a Roma la Tellana, lo spettacolo comico di origine osca di cui abbiamo già parlato, e nel 240 a.C. con Livio Andronico vennero introdotte le rappresentazioni teatrali di tipo greco, cioè tragedie e commedie, e l'abbiamo visto anche questo nella seconda lezione. Alla fine del III secolo a.C. i ludi si moltiplicarono e dunque aumentarono le occasioni per la rappresentazione di tragedie e commedie. Verso il 213 vennero istituiti i ludi plebei in onore di Giove, che si svolgevano nel mese di novembre. I ludi Apollinares furono istituiti nel 212 in onore di Apollo e si svolgevano nel mese di luglio. I ludi Megalenses, in onore della Magna Mater, cioè la dea Cibele, la grande madre degli dèi, si svolgevano in aprile. Furono introdotti in occasione della dedica del Tempio della Dea sul Palatino, il cui culto fu introdotto a Roma nel 204 a.C. Mano a mano, quindi, queste giornate festive dedicate agli dèi, in cui si svolgevano rappresentazioni teatrali, aumentarono. Verso il 200 queste giornate erano una decina, per diventare oltre 40 nell'età augustea. Per molto tempo le rappresentazioni teatrali si svolsero in strutture temporanee, costruite in occasione dei ludi, costituite da un palcoscenico di legno e da un pannello che serviva da sfondo e permetteva l'uscita di scena degli attori. Più tardi si aggiunsero gradinate in legno destinate a far sedere gli spettatori di fronte al palcoscenico. Nei teatri romani è assente l'orchestra, cioè lo spazio riservato al coro che nei teatri greci stava davanti al palcoscenico. Questo perché a Roma il coro aveva un ruolo minore. Il primo teatro in muratura di Roma è il famoso Teatro di Pompeo, fatto costruire appunto da Pompeo nel 55 a.C. Le rappresentazioni erano organizzate da compagnie di 5-6 attori, tutti maschi e per lo più schiavi o liberti, cioè schiavi affrancati che erano stati liberati dal proprio padrone, in quanto la professione dell'attore godeva di scarso prestigio sociale. Le compagnie erano guidate da un regista, che nella fase più antica era anche attore e autore dei testi, e tale fu anche Livio Andronico. Fra i vari autori non c'era competizione e non erano previsti premi da assegnare alle rappresentazioni di maggior successo. Questa è un'altra caratteristica che differenzia il teatro latino da quello greco. Forse però c'era una certa competizione fra gli attori nel conquistare gli applausi del pubblico. Vediamo ora le tipologie del teatro latino. Le prime tragedie e commedie, essendo basate su modelli greci, erano di ambientazione greca. Ma Gian Nevio, che vedremo fra poco, compose anche tragedie di ambientazione romana e forse anche delle commedie di ambientazione romana. Per distinguere queste due diverse ambientazioni, i romani si basarono sull'abbigliamento degli attori. Per quanto riguarda la commedia, quella di ambientazione greca fu chiamata fabula palliata, perché gli attori usavano il pallium, il tipico mantello greco. Invece la commedia di ambientazione romana fu chiamata togata, perché gli attori indossavano la toga, cioè la tipica veste lunga dei romani. Per quel che riguarda la tragedia, invece, quella di ambientazione greca venne chiamata fabula coturnata, in riferimento al coturno, che era la tradizionale calzatura degli attori tragici greci, con la suola spessa e che arrivava fino al ginocchio. Mentre quella di ambientazione romana fu chiamata fabula pretexta, in quanto la pretexta era la toga orlata di porpora che indossavano i magistrati romani. Per
Per le tragedie, i tragici romani si ispirarono soprattutto a Sofocle ed Euripide. Per la commedia, il modello principale degli autori latini fu la Commedia Nuova, di cui imitarono personaggi, trame e ambientazioni in città greche. Erano rappresentati personaggi comuni, come schiavi, cortigiane, soldati, vecchi avari, eccetera. E le trame consistevano in amori clandestini, mancati riconoscimenti e passioni contrastate. Nella composizione di una palliata, l'autore latino a volte si ispirava anche a più commedie greche, assemblando quindi in un'unica palliata scene e vicende provenienti da commedie diverse. Questa operazione era denominata contaminatio, cioè contaminazione. Il teatro antico era caratterizzato da parti recitate e quindi di dialogo fra gli attori. Poi c'erano le parti recitative, cioè quelle in cui l'attore declamava accompagnato dal suono del flauto. Infine le parti cantate, dal coro o dagli attori con l'accompagnamento musicale. La presenza delle parti recitative e di quelle cantate tese ad accentuarsi nel teatro romano. Una novità nel teatro romano, per quel che riguarda la commedia, è la non divisione in atti. Quindi lo spettacolo era continuo e i passaggi di scena erano evidenziati dall'alternarsi delle maschere e dei personaggi. Nelle commedie di Plauto e di Terenzio si trova la divisione in atti, ma questa divisione non è originaria, bensì introdotta in epoca moderna. Per quel che riguarda il prologo, presente nelle commedie greche per presentare al pubblico le vicende trattate, esso era presente anche nella commedia latina, ma a volte poteva anche non esserci, e a volte invece poteva servire all'autore per dialogare direttamente con il pubblico. Invece, per quanto riguarda la tragedia, in quella romana, la novità principale riguarda la ricerca dell'effetto patetico e sentimentale, che prevale sulla riflessione razionale presente nelle tragedie greche. A questo scopo fu utilizzata anche l'espansione delle parti cantate e musicali.